Sono passati 70 anni dalla morte di Cesare Pavese. I diritti d'autore sulle sue opere sono scaduti e quindi i più grandi editori lo stanno ripubblicando, declinando prefazioni e postfazioni a seconda del tipo di lettore a cui di solito si rivolgono, in modo da raggiungere sia gli habitué che gli occasionali. Ma ha senso nel 2021 leggere un autore così radicato nel suo tempo? Un autore che più di altri ha proiettato la sua vita nelle opere in un continuo oscillare tra il rimpianto del passato e la speranza, alla fine disattesa, nel futuro? Secondo noi sì. E per capire bene cosa può offrire Pavese al lettore di oggi, abbiamo con noi Luigi Matt, giurato del premio Campiello e professore di storia della lingua italiana all'Università di Sassari. Buongiorno professore e benvenuto sul Bo Live. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Ecco, c'è un eterno dibattito tra chi dice di considerare la biografia di uno scrittore per interpretare la sua opera e chi invece sostiene che la seconda dovrebbe essere avulsa dalla prima. Nel caso di Pavese, però, vita e opere procedono da sempre lungo lo stesso binario, per cui le chiedo, come hanno influito sulle opere le vicende esistenziali di questo autore? Bene, si può dire forse che le vicende esistenziali, ed è bene usare questo termine perché poi la biografia di Pavese non è così piena di fatti memorabili, insomma, più di vicende interiori, siano tutte unite da una difficoltà dell'autore di trovare, per così dire, un posto nel mondo. Insomma, questo si vede un po' a tutti i livelli. Innanzitutto dal punto di vista proprio del radicamento geografico, Pavese è nato nel 1908 in un piccolo paese delle Langhe, ma poi, orfano di padre, ha dovuto andare presto a Torino. E in questa nuova collocazione non si è mai trovato del tutto a casa, nel senso che in una pagina del diario, per esempio, parla di Torino come una possibile amante, ma mai come una sorella o una madre. Quindi il luogo invece dell'infanzia rimane come un luogo anche familiare. E questo poi ha sicuramente influsso, e forse ne parleremo dopo, su temi specifici delle sue opere. Dal punto di vista politico, è stato incarcerato e poi mandato al confino per antifascismo, anche se in realtà non è che avesse un'attività così poi forte di antifascismo, ma insomma sicuramente ha pagato aiuti dati a antifascisti militanti. Ma poi in seguito, dopo la Seconda Guerra Mondiale, iscrittosi al Partito Comunista, anche lì non ha trovato davvero una casa, insomma i vertici del partito hanno sempre guardato con un certo sospetto la scrittura di Pavese per certi aspetti di irrazionalità, per esempio, che non erano congruenti con la linea del partito, oppure ancora a livello più strettamente individuale, la difficoltà di rapporti con le altre, soprattutto con l'universo femminile, una serie di amori sfortunati e in generale un senso di solitudine che emerge fortissimo nelle pagine del diario, Il mestiere di vivere, che è stato pubblicato postumo, ma che è anche tematizzato in molte sue opere. E tutte queste caratteristiche insieme poi lo porteranno, come è noto, al suicidio nel 1950. Ma anche dal punto di vista più strettamente letterario, si può dire che Pavese è sempre rimasto sostanzialmente estraneo alla società letteraria italiana dei suoi tempi. Basti pensare, per esempio, che il libro d'esordio, Le poesie di lavorare stanca, uscite nel 1936, escono in un momento in cui la poesia italiana è compattamente nella linea dell'ermetismo e sono invece quelle di Pavese poesie totalmente anti-ermetiche, anzi sono poesie che di tipo più narrativo, insomma. E in generale gli autori che hanno più influito su di lui non sono autori italiani e non sono gli autori italiani contemporanei, ma ha guardato di più fuori dall'Italia e anche al passato, come poi eventualmente diremo dopo. Questo atteggiamento ha generato dei temi ricorrenti, dei topoi che si ripetono lungo tutta la sua opera, sia in prosa che in poesia? C'è un tema in particolare che è quasi ossessivo in paese, che è quello della campagna, del luogo d'origine, appunto in opposizione alla città, e si può declinare in vari modi: infanzia rispetto alla maturità, una maturità che Pavese forse sente di non conquistare mai, neanche quando l'età adulta arriva, e in generale un passato contro modernità.
C'è un tema in particolare, che è quello del ritorno, che lui vede in chiave mitica, e quel mito è fondamentale in Pavese ed è uno degli aspetti che rende la sua scrittura, la sua letteratura poco simile a quello che si faceva in quel momento in Italia. E c'è un mito in particolare, che è quello su cui è un po' basata tutta l'Odissea, cioè il nostos, il ritorno, è la stessa parola da cui poi viene l'italiano nostalgia, ed è, cioè, sempre un tentativo di ritorno alle origini, e spesso è tematizzato in alcuni romanzi, come per esempio nel caso più famoso della Luna di Falò, il protagonista ritorna nel paese d'origine, ma è un ritorno sempre in parte deludente, cioè di questa infanzia non ci si può mai davvero riappropriare. E poi è un mito in qualche modo scaduto rispetto all'Odissea, cioè non c'è più niente di eroico, mentre Ulisse deve sfidare le potenze divine, i mostri di ogni tipo per tornare a Itaca, in pieno Novecento ormai non è più possibile un mito reale, insomma, solo un mito degradato, un mito borghese, un mito popolare in qualche modo, insomma. Pavese ha cercato sempre di tenere insieme due aspetti che considereremmo a priori non conciliabili, quello del mito appunto e quello del realismo, e sono due aspetti che gli vengono a due letterature diverse a cui lui guarda: da una parte la letteratura greca antica, in generale la letteratura classica, dall'altra la letteratura americana, di cui è stato uno dei principali scopritori in Italia, traduttore, ha scritto saggi anche sulla letteratura italiana, sulla letteratura americana, scusate. Il realismo si vede, in alcuni temi trattati, cioè la rappresentazione delle classi sociali più basse e anche delle condizioni di vita disagiate delle campagne o del proletariato urbano, come si potrebbe dire. Ma tutti questi argomenti, quindi, sarebbero a priori trattabili in testi totalmente realistici, sono poi trasfigurati nel mito. Le due cose vanno insieme, spesso fondendosi, in alcuni casi divaricandosi. Per esempio, impressiona che nel 1947 Pavese faccia uscire due libri praticamente opposti: Il compagno, che è un romanzo, forse l'unico dei suoi romanzi che si può considerare a suo modo neorealista, e dall'altra parte I dialoghi con Leucò, che invece sono un testo anche difficilmente inquadrabile in un genere letterario, vengono in mente semmai le operette morali di Leopardi in caso, ma che guardano più proprio alla Grecia antica e tematizzano il mito, addirittura proprio i miti sono oggetto, insomma, del discorso. Quindi queste due opere ci fanno vedere due direzioni divergenti, ma la maggior parte dei romanzi, anche delle poesie di Pavese, in realtà cercano un'impossibile conciliazione tra questi due aspetti, e forse l'impossibilità di conciliare gli opposti è un po' tutta la cifra della mentale, oserei dire, oltre che letteraria di Pavese. Mi viene in mente una domanda estemporanea. Pavese conosceva i greci moderni, perché anche loro hanno rivisto la tradizione del Nostos in una chiave un po' più distruttiva, penso a Rizzos nell'Elena, per esempio. Ma in realtà diciamo che la sua cultura era, da questo punto di vista, era basata molto sulla letteratura greca e antica. Per quanto riguarda le letterature straniere moderne, la sua attenzione fortissima era verso l'America. In realtà l'America, dicevo prima, la letteratura americana offre elementi di realismo, ma offre anche elementi mitici. Basti pensare che tra le varie opere tradotte da Pavese c'è Moby Dick di Melville, che è evidentemente un romanzo che in qualche modo riattualizza i miti antichi, insomma. Il capitano che lotta con la balena davvero un po' ricorda alcune lotte sovrumane, insomma, compiute dagli eroi greci. Pavese è stato narratore, poeta e traduttore. La sua lingua cambia in questi tre contesti oppure no? Allora, non è facile distinguere le scelte linguistiche di Pavese a seconda dei generi letterari, perché anche qui vediamo un tentativo di conciliazione degli opposti. È stato notato, per esempio, da Gianluigi Beccaria, uno dei principali studiosi di Pavese dal punto di vista formale, che nella prosa dei romanzi, anche in passaggi realistici, c'è un'attenzione molto forte a un ritmo che è quasi poetico.
D'altra parte le poesie, soprattutto le prime poesie, quelle di Lavorare stanca, sono scritte anche tecnicamente in un tipo diverso che ricorda molto la prosa, con versi molto lunghi e con un ritmo costante. Quindi è come se cercasse di scrivere una poesia prosastica e una prosa a tratti poetica. Sempre Beccaria ha detto molto bene che Pavese cerca spesso il sublime nell'umile, quindi appunto cercando anche nella descrizione dei personaggi umili o degli ambienti degradati un riscatto mitico, un riscatto anche elevato dal punto di vista letterario. Si potrebbe forse dire che vale anche l'opposto, cioè a volte sembra cercare l'umile nel sublime, cioè di abbassare il tono quando invece gli argomenti presupporrebbero un tono alto. Diciamo che cerca di tenere insieme anche qui due aspetti che normalmente non vanno bene insieme, cioè una attenzione alla classicità anche linguistica, ma poi un tentativo di, se non proprio riprodurre, evocare il parlato. E quindi contemporaneamente ci possono essere forme piuttosto elevate, soprattutto metafore o figure retoriche in generale, che rimandano alla tradizione classica, ma poi anche una sintassi che cerca un po' di evocare il ritmo spontaneo del parlato. È anche interessante, si può legare a cose che abbiamo già detto, il suo rapporto con i dialetti, che ovviamente col dialetto piemontese, che può essere visto come parte dell'origine della campagna vista come madre. Bene, lui cerca di trovare una sorta di dialetto interiore, diciamo così, cioè se nelle prime opere narrative usa spesso anche termini dialettali, poi tende ad evitarli successivamente, ma il ritmo della prosa e certi giri di frase sono ricalcati sul dialetto. I linguisti oggi parlano di italiani regionali, cioè un italiano che è in qualche modo influenzato dal dialetto locale. Ecco, lui cerca di fare spesso qualcosa del genere, si dichiara contrario all'uso del dialetto in sé. Ci sono delle pagine in cui lo dichiara espressamente, ma indubbiamente il dialetto è sottostante, insomma, la prosa italiana in qualche modo ne influenza le modalità. Che cosa può trovare in Pavese il lettore di oggi, visto che appunto, come dicevamo, ha l'occasione di apprezzarlo anche in diverse edizioni? Allora, io credo che il lettore di oggi, in particolare il lettore giovane, possa trovare in Pavese una attualità paradossale, come è spesso della grande letteratura. In che senso uso il termine paradossale? È evidente che i modi di vita che Pavese ci rappresenta nei suoi romanzi possono sembrare, sono di fatto, arcaici. Un giovane di oggi vede rappresentata una campagna premoderna che oggi di fatto non esiste più. Ma alcuni temi però sono temi costanti della storia dell'umanità, per esempio quello a cui facevo riferimento prima, la difficoltà di trovare un proprio ruolo definito nel mondo a livello sociale, a livello dei rapporti personali. Beh, questo è qualcosa che caratterizza tutti gli adolescenti e in generale tutti i giovani della storia dell'umanità. Per esempio la lettura del diario Il Mestiere di Vivere colpisce, perché molte delle cose che vengono scritte, al di là della lingua che può essere utilizzata, sono passati un po' di anni, ma insomma potrebbero essere scritte da un adolescente di oggi. Ed è d'altronde quello che Pavese cercava nella letteratura antica. Nell'Odissea ci sono descritti modi di vita che sono lontanissimi dai nostri e quasi incomprensibili per noi per certi versi, ma alcune dinamiche di base psicologiche, diremmo oggi, sono veramente le stesse, insomma, che possiamo provare noi. Già Calvino, già 10 anni dopo la morte di Pavese, in un bel saggio nel 1960, ha affermato che ci si potrebbe riappropriare di Pavese proprio tenendo una certa distanza, cioè non cercando di attualizzarlo a tutti i costi. È evidente che cercare una rappresentazione del mondo di oggi nei romanzi di Pavese non è possibile, ma trovare invece la risposta alle domande fondamentali che tutti si pongono, insomma, ancora oggi, invece questo, come del resto sempre fa la grande letteratura, Pavese lo può offrire ancora oggi, quindi mi sento di consigliarlo anche ai lettori giovani.